stava sin dagli anni 40 un'azienda biologica, quando all'epoca di biologico si parlava ancora poco o niente. Quindi c'era proprio adesso da parte di mio zio, che ci fa poco fa, c'era veramente un forte legame con la terra, ma con un vero rispetto per la terra. E lui la conduceva, la voleva sempre condurre, sempre in modo biologico, perché così era il suo pensiero e così ha continuato tutti gli anni. Io ho continuato, ora anche ora è biologica, ora abbiamo tutte le autorizzazioni che bisogna avere, assolutamente sì, però continuano allo stesso identico modo. Quindi anche il pascolo è importante, perché comunque ogni anno cambia la rotazione, il pascolo dei vari terreni, di conseguenza concimano vari terreni in maniera naturale, e così come nel passato. Cosa che cerco e desidero e cerco e faccio il possibile affinché tutto rimanga, o comunque la filosofia e il modo di conduzione dell'azienda che era nel passato, mi piace, faccio il possibile per mantenere ancora più di possibile un po' nello stesso modo, con la stessa filosofia. Poi certo, sono passati gli anni, siamo nel 2000, qualche accorgimento ci deve essere, c'è di modernità un minimo, però se è possibile io cerco di mantenere la filosofia del passato. Fiorano era famosa, o comunque Fiorano, il mio zio Alberico aveva incominciato a, fu uno dei primi ad aver importato dei vitigni internazionali in Italia. E lui già alla fine degli anni 40 aveva iniziato a produrre il vino Fiorano, sia nel bianco sia nel rosso, con uno dei primi ad aver importato vitigni internazionali quali Cabernet Sauvignon e Merlot. No? All'epoca sì, siamo a Roma come in tante altre parti d'Italia, c'erano sicuramente vitigni, anche a Fiorano c'erano dei vitigni, ma erano vitigni della zona locali, e invece fu un cambiamento importante. Nel corso di tutti gli anni da lì hai cominciato a produrre, poi dopo passiamo, dopo dico un po' le caratteristiche di campo anche del terreno, ma a distanza negli anni, su tutta la sua lungo il corso degli anni, tante persone importanti, comunque tecniche, comunque esperti, sono passati e hanno dato dei grossi consigli, dei grossi aiuti a Fiorano e alla tenuta di Fiorano. Perché all'inizio, possiamo dire, Tancredi Biondi Santi fu una persona che per tanti anni ha seguito e ha dato consigli a Nelson Alberico nella conduzione e nella produzione del vino. Consigli molto importanti, consigli che infatti poi dopo che mio zio mi fece, poi andrò avanti, arriverò negli anni 90, faccio una piccola parentesi, ma quando era il momento di dover rimpiantare, di mettere i vitigni e stavo pensando, stavamo insieme vedendo cosa, come, dove, tutte le cose tecniche, mi disse la prima cosa, vai in amministrazione, fatti dare in archivio tutto l'archivio del vino, leggitelo per 3-4 giorni, una volta che hai letto tutto ne riparliamo. Bello. Voleva già vedere un po', intanto leggi, lì è interessantissimo perché tutte queste, in tutti gli incartamenti trovi dalle cose semplici, vuol dire vengo a prendere il treno domani, appuntamento, quindi cose così semplici, a poi a tutte le cose tecniche, sono stato proprio sul luogo in cantina, la botte numero, questa sta benissimo, questa qua, forse il tempo, forse i cambiamenti climatici, ed è interessantissimo. E poi ci sono c'è la corrispondenza con Veronelli, con Tancredi. Ecco, Tancredi fu un papà, Tancredi, dopo Tancredi, altra persona importante che è stata molto stretto legato con mio zio Alberico e con Fiorano è stato Veronelli. Veronelli in tanti anni veniva a Fiorano e fu, forse fu uno dei primi che diede una grossa spinta in comunicazione sia in Italia che all'estero, scrivendo articoli e parlandone meravigliosamente bene. Varie volte fu detto e lui riteneva Fiorano uno dei vini, all'epoca considerava uno dei vini più buoni italiani. Tra i rossi, ma anche tra i bianchi. Sì, perché poi anche lì ha avuto sia i bianchi che i rossi, poi logicamente a diversi momenti, a diverse persone, a seconda delle persone, da chi ama più uno più l'altro, eccetera, ma tutte e due hanno avuto la loro importanza e anche più successo anche. Beh, il Semillon è perché il Fiorano di Fiorano è rimasto l'ha assaggiato all'epoca. Fiorano Rosso era e continuerà a essere uguale, perché penso l'Unione molto. Il bianco erano due tipi di bianco, c'era il bianco Semillon
e c'era anche un bianco Malvasia. E anche loro ebbero un grande successo. Tante persone che. Signore ha avuto proprio, diciamo, uno di quelli tra i vini più rumorosi, il Semillon Bianco, che ha contribuito a costruire il mito di questo vino in quegli anni, soprattutto all'estero, anche in America. Fermo restando che questo mito poi si basa su una produzione piccola. No, ora all'epoca erano pochi migliaia, che erano due, poco più due. Erano due ettari di vigneto. E quindi erano poco migliaia. Poi lui, poi la persona, poi mio zio non era, era lui di base faceva il vino per lui, da sempre. Quindi lui faceva tutte queste con le botti, eccetera, per lui, poi piano piano le bottiglie, le persone, più in teoria veniva in azienda per venire a comprare, non è che c'era questa chissà come va commercializzata, veniva, chi voleva chiamare veniva a prendere in azienda, quindi poi piano piano negli anni era sempre più richiesto. In Italia, all'estero, perché in America anche andò molto bene, negli altri anni avrebbe un enorme successo. E questo il mito nasce probabilmente, chissà, forse anche il fatto che fosse una quantità così irrisoria ed erano bottiglie difficilmente, diciamo, rintracciabili. Però con una fama straordinaria, nel senso che comunque questo, anche questo Semillon Bianco aveva una fama che lo precedeva di gran lunga, perché poi un vino fatto, prodotto nella campagna romana, che non aveva fama nonostante le caratteristiche di un terreno straordinario, comunque nessuno era mai riuscito a fare dei vini di grandissimo successo. Fare dei vini non solo considerati e valutati, ma vini che avevano soprattutto questa caratteristica, la capacità di invecchiare. Molto straordinario. E il suo successo è stato questo, cioè nel senso che si è. L'hanno cominciato a conoscere, ma l'hanno cominciato a conoscere quando era, diciamo, avanti, e hanno cominciato a conoscerlo sulle annate vecchie. Sì. Questa è stata anche un po', diciamo, la cosa che lo ha lanciato. Che anni era questo? Noi parliamo degli anni che vanno dal 60, 1960, fino alla fine degli anni 90. Lui è prima andata, lui ha messo questo vino a fine degli anni 40, quindi abbiamo già dagli anni 50. 50 e poi, sì, e negli anni, diciamo, tra intorno agli anni 60-65 c'è stata questa, diciamo, questa prima ondata di curiosità. E poiché non è che ci fosse molto vino dell'annata da consumare, quindi si rintracciavano queste bottiglie vecchie, è cominciata a crescere la fama di questo vino, perché bottiglie vecchie anche erano meravigliose. In un periodo in cui, lo sapete meglio di me, siamo negli anni 70, fine 70 o inizio 80, quando il vino di qualità in Italia era una cosa che quasi non si imbottigliava. Metanolo, storie varie, trovare un vino di grande qualità che non solo poteva, perché poi il paragone all'epoca era col francese, non solo poteva stare, essere paragonato ai vini francesi, ma addirittura poteva vantare anche delle caratteristiche diverse. Poi sai, il Cabernet Merlot si confrontava col Bordeaux, il Semillon, cioè era un vino, tra i russi, perché Mosca Bianca ce l'avevamo anche noi. Qualcosa c'era, ma dalla campagna romana. Zona di Rufina, tipo Poggio Reale, Senza Piano. A Roma. Roma, Lazio, ma